Che senso ha passare giorni, ore, settimane attaccati a un libro, isolandosi dal mondo esterno? Ci sono buone ragioni per farlo? Secondo me sì, ce ne sono almeno 10. Leggete il più possibile e non ve ne pentirete. Bentornati su Giugissima, amici. Oggi parliamo di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, è quello della lettura. Se non leggete molto o comunque leggete meno di quanto vorreste, spero che questo video vi possa aiutare a prendere in mano qualche libro in più durante l'estate. Ma passiamo quindi ai 10 motivi per leggere di più. Al numero 1 abbiamo la conoscenza. Leggere molti libri di generi differenti ci espone a periodi storici, ambienti e idee diverse e ci permette di imparare qualcosa di nuovo riguardo a ciascuna di queste cose. Ciò non vale soltanto per i saggi, per i libri non fiction che hanno l'obiettivo di insegnare qualcosa, ma anche per i libri di narrativa, i libri fiction, in quanto sono molto spesso densi di conoscenze a disposizione del lettore. Leggere molto è quindi un ottimo modo per ampliare le nostre conoscenze, espandere la nostra cultura e comprendere meglio il mondo che ci circonda. Al numero 2 abbiamo la saggezza. La saggezza, a differenza della conoscenza, non sta tanto nel sapere tante cose, ma credo sia più nella consapevolezza di sé e del mondo esterno. La saggezza ci permette di fare scelte giuste nella nostra vita quotidiana e di comportarci bene, di vivere al meglio. I libri sono una grande fonte di saggezza perché ci mettono in contatto con idee di altre persone che hanno vissuto in contesti simili al nostro, in periodi contemporanei al nostro, oppure in contesti completamente diversi, ma che comunque hanno provato le stesse emozioni, hanno avuto esperienze simili alle nostre. Ed è proprio da tutte queste persone, da tutte queste idee che possiamo imparare, possiamo acquisire saggezza. Ed è attraverso la testimonianza di queste altre persone che hanno scritto i libri che leggiamo che possiamo arrivare a comprendere qualcosa in più riguardo a noi stessi, in quanto esseri umani, e riguardo al mondo che circonda tutti noi. Al numero 3 abbiamo l'intelligenza. Leggere ci permette di sviluppare il potere del nostro cervello. Infatti, leggere ha sulla nostra mente un po' lo stesso effetto che l'allenamento fisico ha sul nostro corpo e sui nostri muscoli. Con la lettura il cervello si mantiene giovane, crea collegamenti tra nozioni e rimane allenato a pensare. E poi ci sono studi scientifici che hanno dimostrato che la lettura aiuta a prevenire l'invecchiamento del cervello e quindi leggere ci mantiene giovani. Al numero 4 abbiamo la concentrazione. In un mondo che favorisce le interazioni brevi, istantanee e il multitasking, come abbiamo detto in altri video, la concentrazione è diventata un superpotere e non c'è modo migliore per allenarla che dedicarsi alla lettura. Infatti, per leggere un libro occorre focalizzarsi sul momento presente, lasciare fuori ogni altro pensiero e rimanere concentrati. Per leggere bisogna essere in grado di eliminare tutte le distrazioni e proprio per questo la lettura è un ottimo allenamento. Provare a leggere per periodi sempre più lunghi ci aiuta non solo ad allungare appunto i nostri tempi di lettura, ma anche a concentrarci meglio sullo studio, sul lavoro, su attività creative e su qualunque altra attività alla quale ci vogliamo dedicare. Al numero 5 abbiamo l'intrattenimento. La lettura è in realtà una grande forma di intrattenimento ed in base alla mia esperienza, la lettura in realtà crea dipendenza. I libri che ci prendono per la gola ci tengono in sospeso, ci fanno rimanere incollati alle pagine dalla prima all'ultima e ci fanno perdere il senso del tempo, proprio creando in noi una dipendenza. E la stessa cosa accade quando finiamo un bel libro, ne vogliamo iniziare immediatamente un altro, perché siamo diventati dipendenti da questa sensazione di coinvolgimento. Ma vorrei aggiungere che la lettura è una forma sana di intrattenimento e crea una dipendenza sana e gestibile. I libri belli ci spingono a continuare a leggere, ci fanno rimanere attaccati, incollati alle pagine, ma comunque non ci fanno rimanere imbambolati perché la lettura richiede l'utilizzo di potere del nostro cervello, di energia mentale e quindi non possiamo continuare a leggere all'infinito, mentre magari la stessa cosa non accade con le serie TV perché le serie TV creano una dipendenza che sfugge al nostro controllo, in quanto per guardare una serie TV, per continuare a guardare una serie TV, non abbiamo bisogno di tanta energia mentale quanta ce ne serve per leggere. È molto più facile smettere di leggere e controllare la dipendenza data dalla lettura perché comunque, per quanto siamo allenati, la lettura ci richiede un po' di sforzo in più. E per questo motivo mi piace dire che la lettura crea una dipendenza che rispetta il nostro corpo. Al numero 6 abbiamo l'esperienza.
Con le loro storie, oltre alla conoscenza, i libri ci regalano esperienze di vita molto diverse dalla nostra e di fatto ci permettono di vivere tante vite diverse al posto di una sola. I libri ci portano fuori dal tempo, lo fanno rallentare e ci fanno provare sulla nostra pelle, in qualche ora soltanto, le emozioni che altre persone hanno provato in una vita intera. Questo accade anche con i film, certamente, ma secondo me i libri hanno un vantaggio rispetto ai film, che è quello dello stimolo dell'immaginazione, e di questo parleremo fra un secondo. Al numero 7 abbiamo l'immaginazione. I libri ci raccontano delle storie, ma ci danno moltissimo spazio per renderle nostre, per adattarle a quella che è la nostra esperienza e di fatto per farci vivere una vita in più. Le parole scritte sulle pagine di un libro assumono un significato diverso per ciascuno di noi, si tingono dei colori della nostra vita, si mescolano alla nostra esperienza e ci fanno diventare protagonisti della storia stessa che leggiamo. Ed è proprio per questo che i libri ci permettono di immedesimarci con la storia, con i personaggi e di vivere determinate esperienze in prima persona. Al numero 8 abbiamo la lingua. La lettura ci espone a parole nuove, a nuove espressioni e i buoni libri ci forniscono un esempio di linguaggio chiaro e corretto, in qualunque lingua stiamo leggendo. Proprio per questo leggere è un ottimo modo per arricchire il proprio linguaggio, sia scritto sia orale. I grandi scrittori sono prima di tutto lettori appassionati. Al numero 9 abbiamo le amicizie. La lettura è certo un'attività prevalentemente individuale, ma ciò non significa che tutti i lettori siano persone solitarie. La lettura in realtà unisce le persone, non c'è niente di meglio che scambiarsi consigli di lettura e suggerimenti con genitori, amici o con fidanzati, fidanzate. Intorno a me io ho molte persone che leggono e parlare di libri rafforza ulteriormente il nostro rapporto. Ma se i vostri amici, le persone intorno a voi non leggono, potete comunque trovare supporto online, potete ad esempio unirvi al mio book club in cui alla fine di ogni mese parlo dei libri che ho letto durante il mese e in cui avete anche la possibilità di esprimere qual è il vostro giudizio su questi libri e di far sapere agli altri quali libri avete letto. Ci sono mille modi per mettersi in contatto con persone che leggono. Al numero 10 abbiamo l'ispirazione. I libri ci raccontano storie e propongono idee tanto quanto le persone. Queste storie e queste idee ci ispirano a crescere, a provare cose nuove, a diventare persone migliori e a vivere meglio. In molte occasioni per me un libro è stato un aiuto in un momento difficile e una guida verso un percorso di crescita. Queste sono le prime 10 ragioni per cui secondo me è importante dedicare più tempo alla lettura, leggere più libri, soprattutto adesso che è estate. Quindi ovunque siate vi consiglio di dedicare tempo alla lettura, prendere in mano un libro e state certi che non ve ne pentirete. Fatemi sapere se avete altri spunti di riflessione oltre a questi 10 dei quali ho parlato e scrivetemi quali libri avete letto recentemente, tutto nei commenti. Seguitemi su Instagram dove spesso condivido i miei consigli di lettura. Io intanto vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video. Buona lettura!